Buongiorno a tutti, buon pomeriggio con il nostro BCE Board, il nostro format dedicato naturalmente alla conferenza stampa della Banca Centrale Europea, la conferenza mensile, una giornata indubbiamente importantissima. Di solito tutte le riunioni sono importantissime, ma questa era particolarmente attesa, la prima di quella che potremmo definire la nuova stagione, quella di settembre. Ci siamo lasciati il 21 luglio con la riunione precedente, con il primo rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea dopo 11 anni proprio per combattere l'inflazione, e adesso ci ritroviamo con la grande incognita. Cioè, ci sono due domande. Chiedo alla regia se chiudete per favore l'auricolare perché vi sento chiacchierare, grazie. Saluto intanto Luigi e Alessandra dalla regia che mi stanno seguendo. Dicevo, sono due le domande in primo piano. Quanto sarà questo rialzo dei tassi di interesse? Perché è ovvio che l'iter continuerà, certo, questo era già nelle attese, 50 o 75? E allora, se fino a poco tempo fa si pensava che il rialzo sarebbe stato ulteriormente di 50 punti base, ora c'è chi scommette, tra virgolette, che potrebbe essere di 75, perché la situazione nella zona euro è pesante. Oltre all'inflazione che ha raggiunto il 9%, abbiamo anche tutta la situazione relativa al gas, con le minacce della Russia, con l'Europa che deve prendere in fretta delle decisioni per evitare che, soprattutto con l'arrivo dell'inverno, la situazione, possa peggiorare. Allora, l'ulteriore domanda è chi avrà la meglio, falchi o colombe? Naturalmente i falchi propendono per un rialzo dei tassi di 75 punti base, le colombe per un 50 invece di rialzo. Lagarde, secondo qualche analista, non sarebbe più convinta per questo maxi rialzo dei tassi. Perché? Perché l'altro aspetto da considerare è proprio il tema recessione, evitare che l'economia venga rallentata eccessivamente, e appunto anche per tutte queste notizie che abbiamo ricordato, la recessione, il rallentamento è invece molto probabile. Allora, intanto ci sono i listini europei con il freno a mano in questa giornata che è iniziata con una situazione leggermente in territorio positivo, ma adesso facciamo giusto una panoramica e poi andiamo a parlare con i primi nostri ospiti, perché è importante capire anche le attese tra 10 minuti, anzi tra 5 minuti, perché siamo partiti leggermente in ritardo. Ci sarà la lettura del comunicato. Allora, vedete, le borse sono appunto in territorio negativo, a partire dal nostro FTSE MIB, l'indice principale, che in questo momento perde, eccolo qui, lo vediamo inquadrato esattamente, lo 0,30%. Il CAC di Parigi invece no, Parigi è leggermente sopra la parità in questo momento, ha un po' recuperato 0,04%. L'IBEX di Madrid cede lo 0,47%, il DAX di Francoforte è in ribasso dello 0,66%, il FTSE 100 invece è in rialzo dello 0,03%. Allora, Paolo Nardovino, buongiorno, bentrovato. Buongiorno Andrea, Ciao, bentrovato Paolo. Allora, visto che beh, abbiamo 5 minuti in realtà prima che esca il comunicato, quindi possiamo assolutamente fare un pre. Cosa ti attendi tu? 50-75, poi scendiamo nel dettaglio. io mi attendo 0,75, come credo la maggior parte degli operatori si attendono lo 0,75. Avrei preferito, adesso sarò un po' fuori dalle righe, avrei preferito un rialzo dell'1% adesso, perché diciamo, le attese sono che entro l'anno il tasso di interesse a fine anno dovrà essere dello 0, del 2%, quindi sono attesi due rialzi del 0,75 adesso e il prossimo che sarà a novembre, 0,75. Quindi io avrei preferito un 1% adesso e uno 0,50, anche per sganciarci un po' dal treno della Fed, perché sembra che la Banca Centrale Europea stia sempre diciamo, a seguito della Che Fed. faccia un po' quello che C'è da fa dire la banca centrale americana, insomma, Paolo. sì, poi oggi ci sono alcune cose che vanno sottolineate, ci sono delle novità interessanti. Credo che per la prima volta nella stessa giornata parlino entrambi i presidenti delle due principali banche centrali, perché c'è oggi il meeting, c'è la decisione sui tassi, quindi Sì. abbiamo
poi 14:45 la conferenza della Lagarde, poi c'è alle 15:10 in calendario una conferenza di Powell e un'altra conferenza della Lagarde in calendario, credo alle 16:30, quindi parlerà due volte la Nel Lagarde. pomeriggio, sì, esatto. Credo che ci sia anche degli interventi concertati tra i due principali, cioè tra i presidenti delle due principali banche centrali. Forse a Jackson Hole hanno parlato di un intervento, diciamo, comune, probabilmente proprio sull'inflazione da costi dall'energia dovuti dall'aumento dei costi energetici. Quindi c'è questa novità. Io mi aspetto lo 0,75, quindi credo che il mercato già sconti lo 0,75 e anche i movimenti delle ultime ore dell'euro che ha recuperato Andiamo a vederlo faticosamente anche, la sì. Eh parità con il dollaro. sì, siamo arrivati alla parità, ecco, facciamolo vedere grazie alla regia, dopo ovviamente essere sceso sotto la parità l'euro, 1,00 in questo momento, 0,13% in più per l'euro. Questo movimento rialzista, a mio avviso, sconta almeno un rialzo dello 0,75%, perché poi ieri c'è stato un movimento corale di tutti gli asset dovuti alla discesa del dollaro, perché il dollar index ieri ha fatto un nuovo massimo e poi adesso, questa mattina, si è riportato sotto i minimi non della barra di ieri, ma della barra dell'altro ieri, quindi ha fatto un movimento, diciamo, di reverse. Il dollar index, quindi il Sì. dollaro contro tutte le altre valute. Questo ha fatto apprezzare l'euro. Adesso siamo a un minuto, manca un Eh sì, minuto infatti sto guardando assolutamente perché vorrei leggerlo immediatamente. Vediamo se il tasso di riferimento, appunto Paolo, verrà portato all'1,25% da quota 0,50, appunto dopo il primo rialzo della riunione precedente. Se fosse all'1,25 vorrebbe dire che, come dici tu, il tasso è stato rialzato dello 0,75. Tra poco lo sapremo. Stavi dicendo, Paolo, intanto io appena ci fosse, te lo dico subito, ti fermo. Sì, io sto guardando adesso in tempo reale il movimento dell'euro-dollaro, che solitamente è l'asset più reattivo alla comunicazione del tasso di interesse. C'è da dire che i rendimenti sui titoli di Stato americani ieri hanno raggiunto nuovamente dei livelli molto alti, quindi in generale c'è attesa per rialzi forti Ci delle siamo banche Paolo, ci siamo, c'è il comunicato, guarda, lo apro proprio in presa È diretta. 1,25, sì, Ecco, è ecco. confermato lo 0,75. Infatti lo stavo aprendo, stavo caricando la pagina perché nell'altro computer mi si era già caricato, guardate, lo apriamo, c'è anche in italiano peraltro, così lo leggiamo immediatamente. Ah, eccolo qui, c'è proprio la prima riga, non Perfetto. possiamo sbagliare. Il consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea. Allora, aspettate che è andato via, lo leggiamo. Questo ovviamente, questa era la notizia che dovevamo dare immediatamente ed eccoci qui, questa importante misura anticipa la transizione dal livello attualmente molto accomodante dei tassi di interesse di riferimento a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione al nostro obiettivo del 2%. Ecco, qui poi ci torniamo un attimo per discutere su questa cosa. In base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento dell'inflazione attesa. Riesaminerà regolarmente la traiettoria della politica monetaria alla luce delle informazioni più recenti e dall'evolvere delle prospettive di inflazione. Allora andiamo un attimino più velocemente, poi ci torniamo. Il Consiglio direttivo ha assunto oggi questa decisione e si attende di aumentare ulteriormente. Ecco qui, ecco, lo ripeto un'altra volta, i tassi di interesse perché l'inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si mantenga sul livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Questo è un punto importante, Paolo, come dire, non che non lo sapessimo, però insomma, l'inflazione per così alta perdurerà ancora per un po'. Secondo la stima rapida dell'Eurostat, l'inflazione ha raggiunto il 9,1% e questo lo sappiamo. E poi vediamo un po', dopo lo leggiamo, però ti volevo chiedere subito un commento a caldo. Facciamo così, commento a caldo su questo, sul fatto, vabbè, 75%, si dice che così facendo l'obiettivo di tornare al 2% può essere raggiunto più facilmente, però allo stesso tempo, Paolo, dicono anche, viene scritto che l'inflazione rimarrà alta per un bel po'. Sì, l'inflazione rimarrà alta al di sopra degli obiettivi,
però nel comunicato hai letto che diciamo, il provvedimento è per non far crescere la domanda. Purtroppo questo tipo di inflazione che abbiamo adesso non è un'inflazione da domanda, è più un'inflazione da costi. E io credo che in questa fase immediata la Banca Centrale dovrebbe, e credo che ci sarà, la Presidente della Banca Centrale sarà fatta questa domanda, dovrebbe cercare di rafforzare un po' la valuta, l'euro, perché noi importiamo molta inflazione sui prodotti energetici, proprio perché abbiamo un euro svalutato rispetto al dollaro. Quindi, in questa ottica, io avrei preferito anche un rialzo un po' più alto, proprio per rivalutare l'euro rispetto al dollaro e quantomeno importare meno inflazione da un punto di vista proprio valutario, perché noi stiamo pagando le materie prime, le paghiamo in dollari, quindi avendo un euro molto svalutato rispetto al dollaro, importiamo ulteriore inflazione. Questo, a mio avviso, è un punto cruciale che la Banca Centrale Europea deve risolvere e probabilmente, sicuramente le sarà fatta una domanda. Io, se fossi io tra i giornalisti, la farei la domanda sull'euro, su a che punto ritiene che l'euro sia cioè, un pavimento per l'euro nel cambio con il dollaro. Questo è un punto cruciale perché noi importiamo inflazione. L'inflazione che abbiamo in Europa non è un'inflazione da domanda, non è che veniamo da un periodo florido nella quale c'è molta domanda di No, beni, da è costi, è un'inflazione dovuta un'inflazione da da costi. costi, assolutamente. C'è Da una bella costi. differenza lì. Paolo, perdonami se ti interrompo, non se ti disturbo. L'anno scorso, quando c'era stata la ripresa dopo il Covid, allora lì sì che era una inflazione, quando ha cominciato a salire l'inflazione da domanda, perché ovviamente tutto è ripartito anche in fretta e quindi con le chiusure, no, a cui eravamo abituati, non c'è stata l'offerta non è riuscita a soddisfare effettivamente la domanda che c'è stata, ma oggi abbiamo appunto ha cambiato faccia. Io l'ho definita in altre sedi un'inflazione che è un po' pirandelliana, no? Che ha diverse facce, ma che esistono di fatto, però è importantissimo riconoscerne le differenze. Quindi assolutamente Paolo, hai fatto benissimo a ricordarlo. Sì, in questo contesto una valuta molto debole è penalizzante, quindi a mio avviso tra i vari focus anche il cambio euro-dollaro va messo al centro del focus della Banca Centrale. Ecco, su questo punto credo che dovrà essere molto chiara la Presidente della Banca Centrale nella conference call che ci sarà a mezz'ora. Questo è uno dei. Intanto vediamo l'andamento dell'euro-dollaro. Non c'è stato un movimento molto, molto violento, ha soddisfatto le attese. Ripeto, la salita di ieri, di oltre una figura sull'euro-dollaro, già scontava un intervento, diciamo, molto deciso, perché lo 0,75, ricordiamo questa cosa, per gli standard della Banca Centrale Europea, alzare dello 0,75 è veramente un'anomalia. Credo che nella storia ci sia stato soltanto un solo episodio, nel 1999, appena nato l'euro, è stato fatto un rialzo dello 0,75, altrimenti ci sono sempre stati degli step minimi o 0,50, quindi lo 0,75 È già è un'eccezione. molto. Beh, se consideriamo che poi appunto la Banca Centrale Europea è partita solo a luglio con il primo rialzo 50 e già lì invece l'indecisione era tra 25 e 50. Poi diciamo che già dalla prima riunione è andata proprio sul rialzo più alto e adesso anche tu addirittura prima di salutarti ti chiedo anche questa cosa, Paolo, parlavi dell'ipotesi secondo te che potesse essere importante di un rialzo di un punto percentuale e c'è Io invece avrei preferito, diciamo, proprio anche da un punto di vista di dare un segnale al mercato di decisione, non di diciamo, agganciarsi sempre alla politica della Banca Centrale Americana, a seguire sempre la banca, Infatti ti stavo perché chiedendo probabilmente perché. il prossimo rialzo sarà ancora di 0,75 e a fine anno avremo i tassi al 2%. Queste sono le attese degli operatori e degli analisti. La maggior parte degli analisti propendono per un tasso al 2%, anche perché le condizioni generali del mercato lo richiedono, e questo è comunque penalizzante anche poi per gli altri mercati, perché un tasso alto penalizza il mercato azionario,
magari rivaluta un po' l'euro, speriamo che alcune soglie non vengano abbattute al ribasso. Il minimo che ha fatto ieri è un minimo importante, perché è il minimo che non vedevamo dal 2002 sull'euro-dollaro. Quindi siamo in una condizione abbastanza precaria su tutti gli altri mercati. Il ciclo è ancora ribassista sui mercati azionari. Siamo alla ricerca di un bottom che speriamo arrivi a breve. E quindi la condizione in cui si muove la banca centrale non è assolutamente una condizione facile. Questo Ecco, va detto. infatti mi hai già risposto perché volevo proprio chiederti ancora più nel dettaglio perché insomma avresti preferito un rialzo dell'1%, perché insomma sai, no, ormai abbiamo saputo cosa ha deciso la BCE, però nel pre c'erano tanti analisti che invece ritenevano che un rialzo aggressivo, e per quello si diceva anche che forse Christine Lagarde avesse un po' cambiato idea rispetto a questo rialzo aggressivo, potesse in un momento di rallentamento economico penalizzare ulteriormente insomma l'economia. Ecco, giusto questo, però insomma, gli analisti si dividono sempre, come all'interno del board Sì, abbiamo falchi e diciamo colombi. che sono richiesti dei rialzi decisi, perché la Sì. Certo, situazione dell'inflazione lo richiede anche a scapito di una ripresa un economica po' più lenta. un po' lenta, però a mio avviso il mercato gradirebbe una maggiore velocità di decisione delle banche centrali. Quindi se dobbiamo intervenire, è meglio intervenire in maniera decisa e immediata. Quello Ok. che sta facendo la Federal Reserve. Quindi la politica della Banca Centrale, purtroppo la Banca Centrale Europea ci ha abituato a una politica molto più lenta e un po' più attendista. In questa fase, con l'inflazione così alta, adesso nelle prossime settimane vedremo altri dati sull'inflazione, a mio avviso è Sì. richiesta maggiore decisione e velocità. Va bene Paolo, allora grazie, abbiamo dato subito la notizia della giornata insieme, ti ringrazio per l'aiuto, per la collaborazione, anche per questa tua visione insomma dell'1%, poi la metto un po' anche in relazione ai prossimi ospiti, vediamo, è interessante capire che cosa ci si aspetta e cosa si preferisca in un contesto economico come quello che stiamo vivendo. Grazie Paolo Nardovino, ti seguiamo sui tuoi Grazie a voi, canali, un naturalmente caro ci saluto. sentiamo presto sulle fonti TV, buona giornata, buon A pomeriggio. presto, buona giornata. E Grazie. giustamente Paolo Nardovino ha detto: io mi aspetto che Christine Lagarde nella conferenza stampa si concentri fermamente, decisamente sull'euro che è sceso sotto la parità, anche per capire insomma le conseguenze del crollo dove potrebbero portare. Dopo 20 anni è accaduto questo, ma adesso lo possiamo rivedere, è salito, diciamo che è tornato sulla parità col dollaro. 008, banalmente, perché voglio introdurre l'euro, perché tra poco parleremo proprio di euro e capiremo che cosa attenderci. Ovviamente in questo momento, proprio perché si parla di recessione in Europa, gli investitori cosa fanno? Tendono a investire sul dollaro. Il dollaro è diventato più forte, è diventato una valuta rifugio, automaticamente nell'euro non si ha fiducia, proprio perché sull'Europa ci sono troppe incognite a livello economico. E perché allora a questo punto sta risalendo? Probabilmente perché il rialzo dei tassi è stato più aggressivo, 75 punti base, o magari ci sono altre cause, naturalmente lo vedremo. Insomma, dalla regia fatemi sapere quando abbiamo il nostro ospite, perché parleremo proprio di questo. Certamente quando c'è non c'è problema. Andiamo a questo punto, mentre lo attendiamo, a vedere cosa sta accadendo in Europa a livello di listini. Perché vediamo se riescono in qualche modo a recuperare. Al momento la situazione mi pare ancora la stessa, perché il FTSE MIB è in ribasso dello 0,11%, il CAC di Parigi era già salito in territorio positivo, guadagna lo 0,12%, e poi ancora l'IBEX di Madrid cede lo 0,19%. La situazione sì, mi pare proprio invariata. Il DAX di Francoforte ancora segnale rosso, meno 0,52%, e il FTSE 100 più 0,03%. E allora torniamo sul cambio euro-dollaro. Anzi, guardo l'ultima cosa prima di dare la parola al mio prossimo ospite. Volevo andare a vedere velocemente, non l'avevo ancora visto, lo spread 0%, 226 punti base, siamo insomma sulla parità, e il rendimento del decennale italiano è pari al 3,84021%. E a questo punto possiamo tornare sul cambio euro-dollaro. Alessandro Manunta, buongiorno, ben trovato.
Ciao Manuela, buongiorno a te e ai telespettatori, grazie per l'invito. Allora, io ovviamente poi te la faccio lo stesso la domanda, euro-dollaro, perché la moneta europea è in caduta sotto la parità dopo 20 anni. Adesso non è sotto la parità, chiaramente non parliamo del cambio che avevamo 2, 3, 4 mesi fa. Insomma, siamo appunto sulla parità. Ti faccio prima però la domanda relativa a quello che potrebbe succedere adesso, visto che abbiamo scoperto che la BCE ha deciso per un rialzo dei tassi di 0,75 punti base. L'euro potrebbe riacquistare un po' di forza? Guarda, Manuela, è un po' il discorso che già facevamo un paio di settimane fa. Allora, è chiaro che in questo momento l'euro è molto debole, e 0,75 punti base, oltretutto dato storico, rialzo storico per quanto riguarda la BCE, sicuramente in qualche modo andrà ad influire. Non mi aspetto un euro rialzista, ecco, se devo dire questo, mi aspetto un piccolo rimbalzo dell'euro, così come già me lo aspettavo 2 settimane fa. Questo dato fondamentalmente oggi era ciò che ci aspettavamo, non è stato niente di inaspettato e quindi ci potrebbe essere un piccolo rimbalzo, quello che mi posso aspettare io da qua alla prossima settimana è che l'euro possa andare a ritoccare zona 1,02-1,0250, questo potrebbe essere per me il target, quindi sì, un piccolo rimbalzo sì, ma comunque siamo sempre vicini alla parità e col rischio anche che una volta che andrà a prendere la zona 1,02-1,025, di nuovo potrebbe ancora tornare vicino alla parità, se non addirittura ancora sotto. Ecco, infatti tu mi avevi già detto, però appunto io chiedo perché poi la situazione può cambiare, ma dopo ti spiego perché non lo Sì. ipotizzavo neanche io, pur non essendo una trader come te, ma appunto avevi già parlato del fatto che secondo te l'euro-dollaro rimanesse in un trend ribassista, me lo stai confermando, quindi un rimbalzo anche per queste, diciamo, fiammate che arrivano dalla Banca Centrale Europea. Ma ecco perché anch'io non lo credevo, che non credevo che potesse essere cambiato il trend, perché come detto poco fa, e così ritorno alla mia domanda principale, perché l'euro è caduto così tanto? Perché dopo 20 anni è sceso sotto la parità nel confronto col dollaro? Ovviamente la risposta più banale che potremmo dare è, e quindi la do io, è quella per cui in questo momento nei confronti dell'Europa gli investitori non hanno fiducia, quindi preferiscono investire sul dollaro, ovviamente, che è diventato la valuta rifugio. L'euro è visto come una valuta debole proprio per la paura di recessione, per tutte le decisioni anche che l'Europa sta prendendo contro la Russia e che possono penalizzare fortemente l'economia europea. Ripeto, questa è la risposta più basica. Lascio a te continuare il discorso, insomma, del perché No, il ma trend è ribassista. fondamentalmente è proprio quella la ragione. Adesso noi parliamo il dollaro è tornato ad essere moneta rifugio. Il dollaro storicamente è moneta rifugio, quindi si sta semplicemente ritornando. È chiaro che in questo momento l'Europa è veramente debole e quindi di conseguenza l'euro va a perdere in maniera importante, ma non è una problematica che riguarda solo l'euro, perché lo possiamo vedere anche sulla sterlina in questo momento. Cioè, la sterlina da qua a fine anno rischia di entrare in recessione. Quindi, sai, sono tante dinamiche che stanno portando comunque Beh, il infatti, biglietto scusa, io verde sto al guardando il rafforzamento. cambio euro-sterlina, per esempio, invece l'euro nei confronti della sterlina è in rialzo, insomma, Ecco, perché ho citato la sterlina, ad esempio, no? Perché esatto, sì. parliamo tanto di euro, però qua non è solo un problema proprio relativo all'Europa, che chiaramente esiste. È proprio il dollaro che in questo momento è forte, lo è. Ti faccio un esempio mo molto basico, guarda che cosa è successo se noi andiamo a vedere il dollaro contro lo yen. Sì, è vero che ha fatto un paio di sedute negative, ma il dollaro contro lo yen è un anno che sta volando. Quindi è proprio il dollaro che oggi contro qualunque valuta non ha rivali. È moneta rifugio oggi come 15 anni fa, come 20 anni fa e quindi la cosa importante adesso è capire che il trend non può essere rialzista su euro-dollaro, ma tutte queste fiammate, come giustamente le hai chiamate tu, possono dare un po' di respiro alla moneta, ma è veramente un respiro, è proprio aria fritta. Sono respiri, rimbalzi tecnici dovuti alle notizie, all'entusiasmo della notizia, però che sul brevissimo periodo continueranno, a mio modestissimo parere, a danneggiare ancora l'euro, almeno rispetto al dollaro di sicuro. Ok, quindi insomma, detto questo, il trend, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, euro-dollaro credi che continuerà così, insomma, non assisteremo a dei cambi,
clamorosi in questo momento, in attesa di vedere evidentemente se l'Europa, ecco, conteranno molto anche le proiezioni macroeconomiche, immagino, no? Poi per capire quando e come l'euro potrebbe risollevarsi. Assolutamente conteranno quelle, ma noi lo vediamo anche dal movimento degli istituzionali, da quello che stanno facendo, da come stanno lavorando i fondi di investimento. Questo rimbalzo a 1,02 di cui adesso noi stiamo parlando oggi è qualcosa dove i fondi di investimento hanno già messo capitale in opzioni 3 mesi fa. Quindi è chiaro che nel momento in cui i fondi stanno captando che c'è una crisi anche a livello, tutto quello che deriverà adesso a livello macroeconomico, ma è tangibile che da mesi la situazione è questa, che da un anno ormai la situazione è questa. E quindi sì, tutto quello che accadrà a livello macroeconomico sicuramente continuerà a movimentare il mercato, ma non ci può essere oggi, al lato pratico, un cambio di trend. Non ci sono le condizioni macroeconomiche per far sì che questa cosa accada. Quindi possiamo parlare di rimbalzi oggi, la prossima settimana, ma torneremo a vedere un dollaro che si rafforzerà e ad ogni conferenza stampa della BCE, piuttosto che della Fed, noi rischiamo di vedere un dollaro rafforzarsi. Adesso ci sono queste notizie, se vediamo, è uscito il dato sul tasso, è uscito ormai da 10 minuti, quasi un quarto d'ora. Sì, un quarto d'ora perché è uscito 14:15, quindi un quarto d'ora, sì. Perfetto, l'euro-dollaro ha fatto una discesa di 40 pips, per intenderci, dal momento in cui è Adesso è uscito il sceso di dato. nuovo, peraltro, hai visto? $0,99 siamo, Esattamente, ecco. è quasi sui minimi, cosa che oltretutto mi potevo anche aspettare. La dinamica è molto semplice, esce comunque un dato sul breve positivo per quanto riguarda l'euro. Ora, se dovessimo parlare, no, della cosa più semplice da ipotizzare è euro-dollaro long in questo momento. Ok. A livello ciclico, quello che mi aspetto invece è che l'euro-dollaro in questo caso vada a battere un minimo, molto probabilmente anche fino a domani. Ok, quindi mi aspetto una discesa, mi aspettavo un massimo che doveva fare leggermente di più, così magari mi prendeva anche l'ordine pendente, però a 1,004 mi aspettavo un massimo. Si avvicina lì, per me l'euro-dollaro andrà di nuovo a retestare zona 0,994, per me quello sarà il target che poi oggi andrà a battere tra oggi e la seduta di domani. Diventerà molto più interessante, secondo me, valutare un long domani su euro-dollaro e quindi magari sarà il mercato a prendere di nuovo un piccolo rimbalzo appunto su euro-dollaro, grazie proprio alla notizia che però sta uscendo oggi. A meno che non ci sia una forza molto importante durante la conferenza che ci sarà tra pochi minuti. Quindi No, nel momento in infatti. cui, esatto, dovesse andare in volatilità ribassista e toccare quel minimo in zona 0,994, zona 0,992, ecco che magari allora si potrebbero creare i presupposti per vedere poi l'euro-dollaro da qua una settimana entro venerdì prossimo, perché queste più o meno sono le mie analisi in zona 102. Certo, molto dipenderà anche perché l'ospite precedente, Paolo Nardovino, diceva: io mi Sì. aspetto che durante la conferenza stampa, Christine Lagarde parli dell'euro, ma che molti giornalisti facciano effettivamente domande sulla situazione dell'euro. Stavo dicendo, molto dipenderà anche effettivamente da quanto verrà affrontato il discorso e dalle rassicurazioni che Christine Lagarde riuscirà a comunicare, no? Per quanto riguarda il prezzo dell'euro. Assolutamente, c'è solo da capire quando il mercato andrà a scontare o in caso a rafforzarsi delle notizie che stanno uscendo adesso. Quindi Certo. durante la conferenza il mercato sarà immediatamente reattivo o sconterà qualcosa che c'era da scontare comunque per poi ripartire, anche se fosse molto rassicurante il discorso. Invece poi questo rialzo noi effettivamente lo andremo a vedere domani, perché a me a livello tempo ciclico questo mi direbbe il mercato, molto più probabile, ipotetico domani che non oggi nella seduta odierna. Però è un Certo. mercato volatile, sono notizie importanti durante una conferenza, lo sappiamo benissimo, può succedere di tutto, quindi calma, allerta, però tenendo d'occhio i minimi che potrebbero essere importanti per andare appunto a prendere questo Come target di cui abbiamo no, parlato. assolutamente. Guarda, ti faccio un'ultimissima domanda che poi però è Vai. molto generica. Tu appunto ti aspettavi 0,75 e questo è un aspetto. Secondo te è il rialzo giusto o per esempio faccio riferimento sempre al mio ospite precedente perché vi metto un po' a Sì. confronto. Lui diceva io avrei preferito addirittura l'1%. Invece per qualche analista un rialzo addirittura così aggressivo
aggressivo, che è vero che in parte avrebbe recuperato, come dire, il tempo che secondo qualcuno è stato perso da parte della Banca Centrale Europea, però insomma in questo momento, al di là dell'ipotesi di eventuale recessione, abbiamo tutta la crisi energetica, insomma la situazione si è aggravata, non è che si sia sistemata, quindi il timore che l'economia possa avere una brusca frenata ulteriore è forte. Tu cosa ti aspettavi e cosa volevi invece? Due cose diverse, ovviamente. Guarda Manu, cosa volevo è difficile da dirlo, ti posso dire cosa mi aspettavo e ti dico anche il Sì. perché, è difficile dire che cosa volessi io. Te lo dico perché di base è un po' un controsenso, no? Da che parte la giri rischia di essere un controsenso, perché da una parte io dovrei aumentare in maniera spropositata i tassi, o meglio, quantomeno in maniera importante, così come è successo, perché ricordiamoci, ripeto, 0,75 punti base è record per quanto riguarda la BCE, e quindi già questo è un segnale di, come giustamente qualcuno potrebbe dire, ok, stiamo andando a recuperare il tempo perso, e questa è la prima faccia della medaglia. La Sì. seconda faccia della medaglia è che noi da una parte abbiamo un'inflazione ai massimi storici e quindi dobbiamo anche aumentare i tassi di interesse per combattere l'inflazione, però fino a che punto l'aumento del tasso di interesse porterà a giovare l'economia sul lungo periodo, in questo caso, perché è vero che stai cercando di abbattere l'inflazione, però stai soltanto i tassi di interesse, col rischio, oltretutto, come hai ben detto te, e in questo secondo me, ripeto, l'Inghilterra per me è quella che è il fulcro di questa situazione, rischia la recessione da qua a fine anno, quindi è un controsenso dire vado ad alzare i tassi di interesse in Sì. maniera spropositata per andare a recuperare del tempo perso. Non lo so se è esattamente questo il discorso da fare, però quello che è sicuro è che 0,75 punti per me, secondo me, era quello che c'era da fare. L'1% probabilmente avrebbe aiutato in questo momento il mercato, non so quanto avrebbe aiutato l'economia, però sul lungo periodo. È No, questo no, il no, dubbio che a no. me viene. Sì, assolutamente, dubbio lecito. Alessandro Mannunta, ti ringrazio molto, ti seguiamo sui tuoi Grazie a te. canali e poi ci sentiamo per altre occasioni sulle fonti TV. Grazie per essere intervenuto in questa trasmissione importante della BCE. Buona giornata e buon lavoro. Adesso seguirai anche tu la conferenza. Resta sulle fonti TV, la tradurremo. Assolutamente, rimaniamo in collegamento. Perfetto. Grazie mille, buon trading, buona Grazie, conferenza. grazie Alessandro. E anche perché tra poco, naturalmente tra 6 minuti esattamente inizierà la conferenza di Christine Lagarde e noi la tradurremo in presa diretta, così seguiremo tutti i suoi ragionamenti e le domande dei giornalisti, ovviamente con un botta e risposta tra me e Jean Ergas, che sarà con me tra pochissimo dopo la pubblicità.